Carmine, dobbiamo dire che allora c'era questa allerta meteo. Vorremmo capire come chi dirama l'allerta meteo e chi poi può usufruire e andare a leggere, perché come abbiamo visto anche gli escursionisti della domenica utilizzano applicazioni più facili dove comunque non entrano nel dettaglio. Certo, questo diciamo è uno degli anelli deboli purtroppo della comunicazione, della pericolosità e del rischio in ambito diciamo meteorologico, in ambito di rischio idrogeologico, perché ci sono alcuni allerta meteo che vengono fatti dai centri funzionali regionali, dal Dipartimento della Protezione Civile, che segnalano delle situazioni particolari. Queste situazioni particolari poi devono essere prese in carico dai piani di protezione civile comunali, dal livello territoriale, devono seguire delle azioni, perché noi possiamo anche prevedere che ci siano delle forti precipitazioni in un'area, dal punto di vista nazionale, in un'area abbastanza estesa, poi l'esatta concentrazione di queste piogge, l'intensità di queste piogge può essere misurata soltanto sul territorio. Quindi la quantità di pioggia poi deve seguire assolutamente dalla quantità di pioggia devono seguire delle azioni. E queste azioni purtroppo spesso vengono dimenticate nel caso del fiume Raganello, ma anche nell'attraversamento dei sottopassi o per quanto riguarda il rischio delle valanghe. Insomma, non è un problema soltanto purtroppo degli escursionisti che fanno torrentismo. Ecco, si parla di una zona che aveva un accesso libero, Sì. però mi diceva che c'era un regolamento, sarebbe dovuto entrare un regolamento proprio in quella zona che vietava, comunque sia, limitava l'accesso. Diciamo regolamentava l'accesso, è diciamo, un percorso che si era fatto in zona anche con l'ente Parco Pollino, che era sfociato diciamo, in regolamento in questa primavera, che limitava l'accesso alle sole guide, e tra l'altro perché lì purtroppo si può accedere anche in maniera libera, in un contesto che al di là diciamo, dell'emergenza che c'è stata ieri, dei fatti di ieri, comunque è un ambiente non di facile accesso, cioè non è sicuramente accessibile a tutti, ci vuole un minimo di esperienza. Infatti è sempre consigliabile avere dell'attrezzatura e comunicare prima di intervenire, prima di entrare in queste gole, che io tra l'altro conosco abbastanza bene, essendo dal versante diciamo, lucano del Pollino, del Monte Pollino. Quindi c'è questo regolamento che limitava l'accesso anche ai bimbi inferiori di 10 anni, probabilmente non è entrato ancora in vigore, credo che non sia entrato ancora in vigore. Beh, dobbiamo dire che c'erano giovani, c'erano ragazzi e la stessa situazione purtroppo la stiamo vedendo anche sull'arco alpino, dove molte persone vanno, come stava dicendo, con Assolutamente sì. abbigliamento inadeguato, portando anche ragazzi poi. Quindi il Assolutamente. consiglio che si sente di dare a chi ci sta guardando, Sì, perché il consiglio di dare è quello di informarsi costantemente, non costa nulla fare una telefonata prima di fare ecco. qualsiasi tipo di escursione. La telefonata va fatta per avvisare, diciamo, in qualche modo informare anche le autorità della presenza dell'escursione, ma va fatta soprattutto per capire quali possono essere difficoltà durante il percorso. Quest'anno purtroppo ci sono delle situazioni, c'è una situazione meteorologica molto molto particolare. Purtroppo siamo sul bordo dell'alta pressione delle Azzorre, ci sono questi richiami di aria fredda e tutti i pomeriggi nell'Appennino meridionale ci sono queste forti precipitazioni sul Pollino, ma anche in altre zone Le vediamo anche in dell'Appennino. città. E anche Lei ha lavorato in prima linea nel terremoto che ha distrutto e devastato il centro Italia, quindi situazioni del genere ne conosce bene, anche se questa è una situazione ovviamente meno drammatica, ma è bene che l'allerta sia alta. Che cosa c'è bisogno in situazioni del genere? Allora, in situazioni del genere chiaramente molto lo fa la macchina della protezione civile, nel senso che l'assistenza alla popolazione per fortuna diciamo, questo evento si è mantenuto abbastanza limitato, pur essendo una scossa abbastanza forte, si è sentita bene. L'intervento lo fa la protezione civile con l'assistenza alla popolazione. In questi momenti è importante procedere con velocità, fare tutte le verifiche necessarie sulle infrastrutture e in qualche modo testare anche quelli che possono essere i piani di protezione civile comunali, che ricordiamo con la nuova riforma che è partita da gennaio di quest'anno, sono un patrimonio importante di una comunità, di una collettività. Addirittura si dà ampio spazio per la realizzazione ai cittadini formati. È importante quindi, dicevo, muoversi in sicurezza, non fare cose pericolose e mantenere soprattutto, diciamo, stare a sentire quello che viene detto dalle istituzioni, dalla protezione civile locale, comunale, regionale soprattutto. Bene, Grazie. grazie per essere stato con noi. Comunque noi durante il corso della puntata monitoreremo Sì. il E nostro territorio. lo dicevamo già stamattina, ma è opportuno.
l'occasione di riconfermarlo, bisogna sempre informarsi sulle cose che si apprestano a fare ed è importante anche mettere in sicurezza, diciamo in questo caso, la fora del Reganello, anche con, come diceva prima il professore, anche con delle zone, diciamo, di sicurezza, delle aree di sicurezza dove eventualmente recarsi, anche se io resto sempre dell'avviso che è meglio non andare proprio in certe situazioni meteorologiche particolari. E quindi è sempre quell'anello debole, purtroppo, che c'è tra la comunicazione dell'allerta meteo e quello che poi effettivamente avviene sul territorio, che spesso viene sottovalutato.